Forse il rammarico è averla persa subendo zero tiri in porta o aver concesso troppo al Crotone in apertura di gara? Ma visto che poi non siamo andati sotto quando abbiamo concesso qualcosa, soprattutto nelle ripartenze nate poi da palle inattive a nostro favore in alcune circostanze, c'è un rammarico perché l'episodio, certe partite equilibrate come poi si era messa questa, diventa decisivo. Quindi è un peccato perché al di là dei primi 20-25 minuti dove abbiamo incominciato con un po' di timidezza, con un po' di marce ridotte, poi il coraggio ci ha permesso di far ritornare quantomeno in parità il match come equilibrio, finché poi quell'episodio ha sicuramente deciso la partita. Però insomma, sono situazioni che capitano. Credo che quello che dobbiamo portarci dentro è la rabbia nel gruppo che alla fine avevamo, perché ci siamo sentiti un po', i ragazzi sono comunque sentiti un po' defraudati o comunque non meritevoli di questa sconfitta, perché si riteneva quantomeno il pareggio il risultato più giusto per quello che si è visto negli altri 70-75 minuti. Quindi questo è, dobbiamo portarci questa rabbia per la prossima partita. Allora io faccio una considerazione tattica intanto sulle scelte iniziali, perché Cuppone largo a sinistra era per tenere basso l'esterno, il difensore loro che è molto bravo con Chiricò a sovrapporsi. Le è piaciuto tutto a destra come ha interpretato il ruolo? Un po' all'inizio sembrava un po' sfasato, se mi si passi il termine. Ma io credo come tutta la squadra c'è stato un inizio un po' sottotono. Poi credo che nel secondo periodo del primo tempo abbia creato qualche problema in più anche da quella parte, è sembrato nettamente più vivo, più dentro l'azione. Poi è chiaro che non abbiamo usufruito degli spunti suoi in maniera determinante, però col passare del tempo ha sicuramente trovato le posizioni più corrette, le distanze giuste e anche la capacità insomma di dialogare un po' di più con il resto della squadra. Mi dice le sue sensazioni su Pellacani e Ingrosso? Perché il presidente era molto preoccupato per Pellacani. Sì, Pellacani molto probabilmente insomma le prime sensazioni sono di un lungo stop, e quindi invece Ingrosso no, onestamente non credo sia qualcosa di così preoccupante come Pellacani. Una domanda da studio e dobbiamo salutare il tecnico Alberto Colombo. Sì, intanto mi fa piacere perché avevo letto benissimo la vigilia all'atto dell'annuncio delle formazioni, vedendo Cuppone a sinistra, insomma Cuppone che teneva basso Calapai, che nella partita con il Monopoli si è inteso alla perfezione con Chiricò, e sappiamo che Calapai non eccelle nella fase di non possesso, quindi questa cosa mi fa piacere. La domanda invece è di Fabio Ferraresi. No, intanto buonasera mister, volevo chiederle se forse vi ha messo un po' in difficoltà e lei non si aspettava questa aggressione nei primi minuti del Crotone così molto alta, che vi ha tolto qualche certezza, e poi dopo non dico che abbia incanalato la partita su certi binari, poi siamo stati bravi a rimetterla, come ha detto bene lei, quasi in parità dal punto di vista dell'equilibrio, però il loro atteggiamento è stato magari un po' sorprendente da parte sua, se l'aspettava? Sì, perché abbiamo visto comunque anche con il Monopoli che ha tenuto questo tipo di atteggiamento aggressivo anche sui difensori con l'attaccante su uno della coppia centrale e con Tribuzzi in modo particolare sull'altro. Molte volte servirebbe avere un po' più di tempo nel preparare le gare, perché comunque avevamo capito, insomma, cercato o trovato delle codifiche per saltare il primo pressing e abbiamo iniziato magari a farlo un po' più avanti, tant'è vero che anche loro poi dopo i primi 15-20 minuti dove sembravano probabilmente anche fisicamente più in palla, ma ripeto forse era un po' di timidezza da parte nostra. Io continuo a dire che anche oggi abbiamo iniziato con 4 giovani, ma sono giovani dal grande potenziale, quindi non è che io mi lamento, perché però magari in certe partite devono ancora fare il callo da questo punto di vista della, chiamiamola, pressione, se così si può dire, o dell'avversario di alta qualità per la categoria. Quindi una volta passata l'emozione o l'emotività, credo che si sia rivisto un equilibrio in campo con
e qui sottolineo quanto dicevo, quanto non importi poi l'età, perché credo fra i migliori in campo ci siano stati due giocatori diametralmente opposti nell'età, Mora e Jabua, quindi certo, hanno fatto veramente una grande partita, certo, come altri, soprattutto anche dietro. E un altro aspetto da considerare è il fatto che è stato buttato un giocatore dentro senza preparazione mentale e fisica adeguata, perché questo colpo a sorpresa di Pellacani ha un po' scombussolato i piani, ed è stato bravo anche Ingrosso prima e Boben poi a non far sentire la mancanza di un giocatore.